Buongiorno. Ragazzi, è mattina, ho la telecamera in mano perché questo sarà un video particolare. Non staremo a casa qui dove siete abituati a vedere sempre tutti i video, ma usciamo. Stiamo per andare nel laboratorio del mio liutaio, Francesco Russo. Ho la voce proprio quella della mattina. Cosa stiamo andando a fare da Francesco? Questo sarà un video dedicato al setup sulla chitarra, quello che si può fare in casa, quello che è meglio che faccia un professionista, quando si deve fare il setup, quando cambiare le corde, come farlo, regolare l'action, l'altezza di pickup, insomma un sacco di trucchetti che magari volete sapere, siete curiosi per iniziare a farvi un primo setup da soli in casa. Per farlo ho ordinato da strumentimusicali.net questa bellissima scatola che chiaramente non è vuota dentro, ma ci sono degli attrezzi, delle cose che ci possono servire per quando vogliamo iniziare a fare il nostro setup homemade. Quindi qua dentro c'è tutto quello che vi serve se volete cominciare a fare da soli. Vi lascio poi il link qua sotto in descrizione, ma comunque adesso apriremo la scatola lì da Francesco e vedrete cosa c'è dentro. Ok, devo pure portarmi un casino di cose, dai. Siamo arrivati da Francesco. Se non l'avete fatto ancora, ragazzi, e guardate i video, iscrivetevi al canale, mi aiutate tantissimo. Vi manderò dei fiori personalmente con dei biglietti dedicati. Qua c'è Francesco, adesso partiamo direttamente con la pulizia della chitarra, procederemo per step, quindi prima la pulizia, poi tutto il resto, setup, eccetera, e gli passo direttamente la parola. Ciao Riccardo, ciao a tutti, e cominciamo a smontare le corde della chitarra per effettuare la prima pulizia. Allora, una volta smontate le corde, cominciamo a pulire lo strumento. Come prima cosa il manico, quindi la tastiera. Prendo della lana d'acciaio, 4-0, importantissimo, ne vado a strappare una porzione, un pezzo, e vado a passare i tasti a uno, senza fare molta pressione, però comunque, diciamo, si deve lucidare. Già si vede il tasto che diventa luminoso praticamente. Una volta lucidato il tasto con la lana d'acciaio, non vi preoccupate se vedete che nella tastiera spunta qualche segno diverso perché avete passato la lana d'acciaio, perché tanto col polish comunque si corregge il tutto. Prendete un lemon oil, lo spruzziamo sulla tastiera, facendo attenzione a non far andare nelle parti elettroniche, quindi pick up, e con un foglio di carta, un tovagliolo, lo spargiamo nella tastiera. Una volta che spargiamo l'olio di limone, lo lasciamo stare per un poco in modo che agisca comunque, penetri all'interno e nutre la tastiera in legno. Allora, nei casi invece di tastiera in acero, quindi tastiera laccata, non possiamo interagire con la lana d'acciaio perché ovviamente la graffiamo, e neanche possiamo pulirla comunque con l'olio di limone. Io personalmente la pulisco con polish per auto, un polish compound fine, quindi molto fine. Una volta che si asciuga il prodotto, vado a lucidare con una pezza di cotone. Lavoro fatto. Invece, per quanto riguarda il body e quello che c'è, diciamo, attorno, in questo caso, che è una finitura relic, non utilizzo io del polish per pulire, perché magari posso, diciamo, rovinare ulteriormente la verniciatura, ma lo pulisco semplicemente con un panno di cotone asciutto, insistendo un po' con forza, in modo da trovare, diciamo, il grasso. Anche perché questa è appunto alla nitro e non è laccata, non ha uno strato di protezione. Assolutamente, solo. Questa è la nitro, è nuda e cruda, quindi è importante non essere molto, diciamo, aggressivi. Sì, molto aggressivi. Poi il ponte, per esempio, possiamo levare un poco di... questo è sempre relic, quindi già è arrugginito di suo. Lo possiamo un po' pulire con una spazzolina con setole, diciamo, di metallo. Per quanto riguarda le parti di qua, di questa parte metallica di pick-up, io quando è così prendo il polish per auto, me ne metto semplicemente una goccia qui, la spalmo per bene, la lascio asciugare un poco e lucido direttamente con il panno di cotone. Per chi
chitarre invece che non sono verniciate alla nitro come la Strato di prima, ma con finitura poliuretanica, che è questa lucida, no? Tipica delle PRS, le Sport, la avrete sicuramente su qualche chitarra, si può pulire anche utilizzando un polish più tradizionale, in questo caso il Dunlop 65. Spruzzate del prodotto nel body, oppure se volete anche nel panno, io ormai so dove spruzzarlo. Quindi estro finale, facendo io lo passo facendo dei cerchi, e poi cambiando parte si ci ripassa che si toglie, diciamo, l'alone. Quindi sia il body che il retro del manico si possono fare? Sì, perché è lo stesso tipo di finitura. Pulendo il tasto, naturalmente, se guardiamo qui l'angolino che si forma qui fra tasto e tastiera, ovviamente qua è un deposito per il grasso, il sudore, diciamo, tutta la sporcizia varia. In questo caso io, per pulirlo, utilizzo dei bisturi, in questo caso dei bisturi di qualità, dove con la punta, ma messa al contrario, quindi lama verso sopra, facendo molta attenzione, vado a passare così. Allora vedo che esce la sporcizia. Mamma mia, che schifo, Sì, sta uscendo proprio lo schifo. Dopo la pulizia generale della chitarra, passiamo alle parti, quindi meccaniche, ponte, dare un'occhiata ai tasti, tutte quelle cose che si fanno generalmente o con le corde già montate o con le corde smontate, dipende da quello che dobbiamo fare. Allora, prima di montare le corde e cominciare a fare il setup, ci sono delle cose da controllare che io in genere controllo sempre. Per esempio, se i pivot della cinghia sono ben stretti, che è una cosa importante, la maggior parte delle chitarre cadono a terra perché si stacca questo. E controllare sempre la ghiera dell'entrata jack se è ben stretta. Questa è una cosa terribile, che ti cade il jack dentro la chitarra. Tipo questa, per esempio, è lenta. È importante stringerlo perché sennò gira sempre all'interno su se stesso e si va a creare un cortocircuito con i fili. Un'altra cosa da controllare sempre sono se i potenziometri fanno il rumore quando noi li giriamo. Allentare le viti, alzare il battipenna e spruzzare un poco di liquido per i contatti all'interno delle calotte del potenziometro. Per quanto riguarda le meccaniche, allora, in questo caso, che sono delle meccaniche vintage, la manutenzione minima può essere intanto pulire dove che noi andiamo ad accordare, quindi le chiavette, una cosa molto importante, se no la cromatura poi si toglie. In questo caso, che sono delle meccaniche vintage, la cosa da controllare sono le viti dietro alla cassa della meccanica. La vite deve essere stretta, abbastanza salda. Se la meccanica è stretta in maniera corretta, ovviamente il palo sta più fermo possibile, quindi più accordatura più precisa possibile. Per quanto riguarda il nut, si mette un po' di grafite nello slot dove alloggia la corda per permettere, usando il ponte, quindi che la corda naturalmente scivoli anziché creare, diciamo, un alloggio ulteriore, quindi che la corda va a stopparsi qui all'interno e poi sentiremo o rumorini quando usiamo la leva, oppure la cordatura, peggio ancora, non ritorna al suo posto. Per il tasto invece dobbiamo stare attenti, perché quando si comincia a formare questo tipo di solco, quindi, che non so se si vede qua in telecamera, vi assicuro che questa chitarra ha diversi solchi su vari tasti. Se si può riprendere in tempo il tasto lavorandolo, evitiamo di dover fare una tastinatura diciamo prima del dovuto, perché se il solco è una profondità diciamo che minima, che si può rettificare, allora il problema non sussiste. Infatti eventualmente si deve completamente ritastare la chitarra. Sì, sì, vabbè, queste sono tutte cose che sceglie poi il liutaio. Il liutaio, vede, non si fanno da questa soli. Questa cosa non si può fare a casa, però si può capire quando è giusto di fare una rettifica, perché se io perdo molto tempo a fare una rettifica, poi devo cambiare per forza i tasti, perché se io devo rettificare tutti i tasti in base al solco che c'è, che è profondo, la chitarra diventa fretless. Allora, inoltre, invece, se la chitarra presenta un tasto che è molto spigoloso, quindi che è quella cosa che io odio praticamente, soprattutto le chitarre economiche ce l'hanno. Praticamente sì, quando noi strisciamo ovviamente ci andiamo quasi a tagliare. Ovviamente in questo caso il liutaio può intervenire tranquillamente, perché non fa altro che andare a smussare il tasto da questa parte utilizzando una lima apposita che ti fa, diciamo, di nuovo il filo, oppure
della semplice carta vetrata, però mascherando le parti ovviamente e con pazienza andando a intervenire proprio sullo Questo magari stile. eviterei di farlo a casa, quindi magari tutti gli interventi fatti sul tasto li riserverei a un professionista. Allora. Abbiamo pulito la chitarra, abbiamo visto tutte le parti, diciamo, le abbiamo strette, abbiamo dato Controllo generale. controllo generale a tutto. Adesso passiamo a mettere le corde, quindi col tuo metodo, poi Sì. ognuno ha il suo metodo. E poi andremo al setup vero e proprio, quindi regolare le ottave, regolare L'action, l'action radius, altezza di cap, e tutto tutto ciò il che resto. concerne il setup. Dai. Allora, in genere, la misura che prendo io è, se devo montare, per dire, il mi basso, 1, 2, 3, alla terza meccanica, quindi qua, dopo i tre meccaniche avanti, vado a tagliare, la metto nell'inserto. Stessa cosa se invece era una meccanica più tradizionale, non a cascata vintage. Stessa cosa, ovviamente anziché metterlo nell'inserto qui a cascata, lo vado a infilare nel buco. Aiuto la corda a prendere la piega così non esce dall'inserto. Prendo l'avvitatore, in questo caso stiamo utilizzando Learnable. l'Ernibon, e vado ad avvolgere la corda, tenendola sempre un po' in tensione in modo che si va ad avvitare già stirata. Eccola qua. Vado a tirare verso sopra un poco in modo che stiro la corda. Accordata la chitarra, dopo aver montato le corde, cominceremo a fare, diciamo, un setup generale allo strumento. La prima cosa che io guardo subito che non va è che, tirando le corde, accordando la chitarra, l'inclinazione del ponte già è molto sollevata, quindi deve essere un poco più basso, tipo Certo. così. Basta che va indietro di mezzo tono, non è un Floyd, quindi non c'è bisogno di tenerlo impennato, anche perché poi, a secondo come la corda alloggia nella sella, può dare problemi di ronzio. Per vincere la tensione delle corde, si dice così sostanzialmente, girare la chitarra, aprire il vano del ponte, delle molle, con un giravite a croce, stringere leggermente le viti, quindi tirare le molle ancora di più. Ovviamente poi ricontrolliamo il ponte, ma controllando l'accordatura prima, perché adesso sicuramente l'accordatura si è variata, quindi riaccordiamo la chitarra per vedere se il ponte si è livellato in Quindi è un maniera gioco di corretta. accordo, tiro il Sì, ponte, sì, riaccordo, tiro il ponte fin quando, sì, come su un fin, sì, Floyd finché la tensione non è quella che diciamo Rose. E che abbiamo fin quando il sull'uomo. ponte non è piatto, diciamo, dove lo vogliamo noi. Naturalmente, un'altra cosa che controllo subito è l'intonazione. È l'intonazione prima di fare il radius, quindi l'altezza delle selle, perché se io prima faccio il radius, appena sposto le selle per fare l'intonazione, il radius ovviamente non è più, Si non è, sballa si è nuovamente. sballato nuovamente, quindi praticamente faccio prima l'intonazione. Come si fa? L'intonazione ovviamente va fatta, si accorda la corda a vuoto. Dopo si preme al dodicesimo tasto senza fare molta forza, soltanto poggiare, e deve corrispondere ovviamente la stessa identica accordatura. Se dovesse essere calante, si va a svitare la vite, quindi avvicinare la scala per accorciare la corda, quindi così la corda Quindi se è diventa ascendente. calante, se letta verso la testa della Sì, verso chitarra. la testa della chitarra. Se invece è crescente, allora vado a tirare, allontanare la corda, quindi vado ad allungare la scala in modo da Compensare. compensare. Allora, dopo aver regolato l'intonazione, quindi l'ottavatura della chitarra, regolando le selle, se vogliamo entrare ancora di più nello specifico delle regolazioni del setup in generale, diciamo, ovviamente va fatto anche il setup radius, e regolare le selle in modo da seguire la stessa curvatura della Quindi tastiera. questo è 9,5. 9,5, verrà fatta anche nelle selle una curvatura di 9,5. C'è bisogno anche dell'attrezzino giusto, in questo caso io ho un regolo, un attrezzo in alluminio con un radius Misurato 9 e sì, da mezzo. 9,5 che mi permette di fare questa regolazione, però questa regolazione già dovrebbe farla comunque una persona d'esperienza, perché non basta appoggiare il regolo e alzare le viti, ma bisogna sapere cosa si sta Diciamo che facendo. questo che stiamo vedendo in questo video è un setup più homemade, che uno Sì, si può fare in casa. un setup Sì, casa, casereccio. però diciamo si può Stiamo andare. parlando anche diciamo, se vogliamo entrare più nello Si può specifico. approfondire, Sì. ecco.
Gli ultimi due argomenti importanti sono l'altezza dei pick-up, quindi come li dobbiamo regolare, sì, e l'altezza delle corde, quindi come agire sull'altezza, perché c'è chi sicuramente vuole un'action più bassa, chi un'action più alta. Poi sono sempre cose abbastanza soggettive, dipende che cosa uno suona, che cosa vuole dallo strumento. Naturalmente. E quindi, per rispondere a delle domande che mi hanno fatto, che ho già letto, non c'è l'action giusta, nel senso, l'action sulla Stratocaster è questo 8 mm, no, dipende, no, anche dal tipo di chitarra che avete, dal radius della chitarra e anche da quello che ci volete suonare. Un'altra decorazione che possiamo fare dopo fatta la decorazione del ponte è l'altezza dei pick up, cioè il livello dei pick up. Anche qui, diciamo, non c'è una regola ben stabilita, perché anche in base al tipo di pick up, all'uscita e all'induttanza che c'è del pick up, ovviamente l'altezza cambia. In questo caso io vado molto ad orecchio, attaccando la chitarra all'amplificatore, livellando il primo pick up, in questo caso faccio sempre quello al ponte. Ci sono delle cose da evitare assolutamente? Sì, da evitare sono il pick up troppo basso, ovviamente fa perdere segnale. Quindi più abbassiamo più diminuisce il volume? Sì, il pick up troppo alto invece crea delle dissonanze, soprattutto quando si vanno a fare tipo dei power chord, perché essendo il magnete troppo vicino alla corda crea un campo magnetico, quindi fa rumori strani. Quindi evitare il pick up sia troppo basso che troppo alto, anche sì, per una questione di comodità, perché spesso magari il plettro sbatte direttamente sul pick up troppo alto. Può anche succedere, come in diversi casi, che la persona ha la chitarra con ce l'ha customizzata, quindi magari monta dei pick up con una potenza diversa, quindi può capitare che i pick up livellati alla stessa maniera suonino diversi, uno suona più forte, uno suona più piano. Ecco perché preferisco io livellare sempre il primo e poi di conseguenza livellare gli altri. Ultimo argomento piccante, diciamo, agire sull'altezza delle corde. Allora, quindi una volta livellati i pick up, l'ultimo aspetto, diciamo, da guardare è appunto l'altezza delle corde generali. Allora, come agire? In genere io cosa faccio? La prima corda che tocco è il micantino, o perlomeno, dato che abbiamo una Stratocaster dove il radius è 9,5, quindi molto curvo, la prima cosa da controllare è se facendo un bending nel micantino al 12° tasto, se tirando un tono si stoppa la corda. Se la corda non stoppa, vuol dire che ancora con la sella posso scendere. Quindi abbiamo margine, quindi vado ad abbassare la sella finché che tirando di un tono non mi vada a stoppare la corda. Se la corda non stoppa, vuol dire che siamo nel giusto range. Di conseguenza faccio la stessa cosa con mi basso, ma non a tirare, ma semplicemente la suono e vedo se genera dei rumori esterni di ronzio oppure se la corda è intonata perfettamente. Una volta agita sulle sellette, quindi controllando la prima e l'ultima e la sesta sella, ovviamente riprendiamo il regolo del radius e riportiamo anche le altre quattro selle, ovviamente. Quindi controlliamo la prima e l'ultima e poi adeguiamo. E poi adeguiamo le altre quattro selle in base alla raggiatura. Una volta fatta questa regolazione, l'ultima cosa da fare da controllare è l'arcuatura del trastero, del manico, quindi la regolazione del trastero, che è una cosa importante. Il trastero si regola in questo caso con un giravite, e si regola dalla parte del tacco e non dalla paletta. Generalmente è qui che trovate, sì, l'ingresso del Trustrod. In questa chitarra, che diciamo è sulle specifiche vintage, invece è qui sul tacco del manico, e ovviamente abbiamo creato un'asola per poter entrare con un cassetto, sì, senza dover sempre rimuovere il manico, perché teoricamente, sì, in questi manici così andrebbe rimosso, sì, ogni volta. Il Trustrod funziona che girando in senso orario, quindi avvitando, il manico si inclina verso indietro, quindi contrastando la forza delle corde. Di conseguenza, svitando, il manico torna in avanti. Quindi segue le corde. Sì, facendo vincere la forza delle corde, quindi creando una curva. Il manico deve avere una leggera curvatura al centro, perché sennò non permette la corda di oscillare, perché la corda, sappiamo che è come una molla, al centro oscilla molto. Quindi, se non abbiamo una corretta arcuatura qui nel manico, avremo ovviamente anche ronzi a corda a vuoto. Di conseguenza, se il manico è troppo tirato, ovviamente suonando i primi tasti saranno tutti fritti. Sì. In questo caso io come faccio a regolare l'arcuatura del manico? Cerco di formare una riga perfetta. Per formare una riga perfetta, semplicemente primo tasto premuto e ultimo tasto sul mi basso, e la corda ha creato una riga perfetta.
con il mignolo qui vado a premere così, a giocarci. Ora naturalmente ogni strumento ha la sua possibilità, diciamo, di gioco. C'è chi può piegare di più, chi può piegare di meno, ma in genere l'altezza, lo spazio che ci deve essere, l'aria che ci deve essere fra la superficie del tasto e la corda di sotto, su per giù deve frizionare a malapena un micantino. Quindi ci deve entrare lì dentro un micantino. Sì, quindi parliamo all'incirca di mezzo millimetro, quello all'incirca è la misura corretta. Poi, ripeto, non è detto che tutti gli strumenti possono ricevere lo stesso tipo di setup. Per concludere, allora, cosa abbiamo capito, cosa possiamo consigliare alle persone? Ogni quanto dovrebbero fare il setup, pulire tutto il resto? Perfetto. Allora, la pulizia naturalmente va fatta ogni volta che si fa il cambio corde, o addirittura ogni volta che si finisce di suonare, passare sempre un panno nel body, nelle corde, tastiera, nelle corde, perché ovviamente noi sudando rilasciamo acido comunque nello strumento. Il setup invece completo? Il setup invece completo, diciamo che in genere va fatto su per giù il cambio stagione, quindi dalla stagione rigida a quella più calda, perché ovviamente il legno, il manico ha dei movimenti, quindi è normale. O comunque il setup va fatto quando ci rendiamo conto che lo strumento non è più performante come desideriamo. Prima. Quello che abbiamo fatto vedere è per, diciamo, per principiante, comunque per farsi una persona, un lavoro made, quindi a casa. Ovviamente evitiamo di fare passaggi dove non siamo a conoscenza né del danno che andiamo a creare o della soluzione che potremo ricercare. Non usare prodotti strani, candeggini, non usare prodotti strani ovviamente molto aggressivi, soprattutto negli strumenti verniciati alla nitro, perché se già si rovinano di suo, abbiamo accelerato praticamente la morte dello strumento. Questa è una cavolata che poi ti rovina la vita, sì, ti fa impazzire. Questa è una cavolata che automaticamente ti creano il danno, il problema allo strumento. Quindi secondo me questi tipi di intervento vanno fatti in un laboratorio di un professionista. E questo, ragazzi, era il video sul setup. Spero che vi sia piaciuto, ma sono sicuro al 100% che avete imparato qualcosa da questo video. Ovviamente ringrazio Francesco Russo, trovate il link in descrizione per il suo profilo Instagram, seguitelo. E chiaramente anche strumentimusicali.net, qua sotto in descrizione trovate i link a tutti i prodotti per cominciare a fare il vostro setup in casa. Detto questo, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti, se ne volete vedere altri. E se volete vedere altri contenuti oltre a quelli su YouTube, seguitemi anche su Instagram, c'è sempre il link in descrizione. Bene ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! We'll be right back.